L'altro giorno ho ricevuto la telefonata congiunta dal presidente Attilio Fontana e dal vicepresidente Letizia Moratti. Credo che siano passati circa 48 ore in più. Quindi li ho ringraziati di quella richiesta che mi hanno fatto. Poi mi è venuto spontaneo telefonare immediatamente ad una serie di miei ex colleghi, visto che io sono pensionato, ex colleghi direttori generali del Presidente del Consiglio, ai quali ho chiesto di informarli di questa ipotesi. Gli ho anche detto: va bene, io penso di andare su a Milano perché è un'operazione molto importante, mi servirebbero due o tre ragazzi della mia vecchia squadra che così mi vengono a dare una mano, perché francamente diciamo che l'età avanza e quindi bisogna essere supportati, no? Quando ci si trova in situazioni complesse. E mi sono raggelato quando le risposte che ho ricevuto sono state tutte più o meno identiche. Ah no, Guido, non ci mette in difficoltà, tu sei in contrapposizione con il governo nazionale e quindi se ti diamo il suo carico sempronio, poi magari se la prendono con noi, magari mi caccia, non ci caccia. Devo dire che sono rimasto davvero molto colpito. Ai miei interlocutori ho detto: va bene ragazzi, capisco, ma vi segnalo che il coronavirus è il soggetto più democratico che io abbia mai conosciuto, è assolutamente imparziale, non guarda in faccia a nessuno, non ha tessere di partito, non appartiene a coalizioni di alcun genere e credo che ci stia creando una serie di grossi problemi. Io non vado, se vado a Milano, a vaccinare Attilio Fontana, Letizia Moratti e gli altri membri della giunta lombarda. Io vado a dare una mano alle strutture competenti della Lombardia per vaccinare 10 milioni di italiani residenti in Lombardia. E quindi non c'è nessuna contrapposizione. Siamo tutti responsabili di dover insieme affrontare questo problema. E oggi che finalmente abbiamo uno strumento per giocare d'anticipo, perché in questi mesi non è che siamo stati bravissimi nell'anticipare i comportamenti del virus, ma oggi finalmente possiamo scendere in campo con tutta una serie di vaccini che ci permettono di combattere il virus. E che facciamo? Ci dividiamo? Ci mettiamo a discutere? E mi sembra veramente un aspetto incredibile, lo ribadisco a tutti. Io sono qui, come dissi alla Presidente della Repubblica, che saluto e ringrazio anche in questi momenti così difficili che in cui sta guidando praticamente da solo una situazione complessa. Quando il Presidente della Repubblica mi chiamò all'ospedale San Raffaele il 22 marzo dell'anno scorso, perché come sapete sono stato anche ospite, non ci speravo per niente, dell'ospedale San Raffaele, mi chiamò per dirmi: dai Guido, forza in gamba, tieni duro. Io gli dissi: Presidente, io sono un uomo delle istituzioni, è vero che mi tirano tutti per la giacchetta, ma io sono un funzionario dello Stato anche se sono in pensione, e quindi fino a quando avrò un attimo di respiro darò tutta la mia vita per contribuire a risolvere i problemi di questo amato, adorato paese. E lo ripeto oggi e lo ripeterò sempre. Questa è la ragione per la quale sono qui, e sono qui per organizzare insieme alle strutture di questa regione straordinaria e insieme ai suoi vertici la più grande e importante operazione di protezione civile che si sia mai realizzata in Italia. Daremo il nostro contributo come regione ad una operazione di protezione civile che mi auguro riguardi tutta Italia, perché questa è una squisita, genuina, pura
vera operazione di emergenza di protezione civile. Nessuno può discutere questo aspetto e noi come tale la affronteremo. Quindi nel corso delle prossime ore, dei prossimi giorni, tutto il sistema Lombardia verrà coinvolto, dal Presidente della Regione fino all'ultimo degli uscieri, dell'ultimo comune confinante con Emilia Romagna, Veneto, Piemonte, quant'altro, e tutti dovranno dare il loro contributo e dare una mano per vaccinare 10 milioni di cittadini italiani in questa regione, auspicabilmente entro l'inizio di quest'estate, se ovviamente ci danno i vaccini, perché è ovvio che noi possiamo pensare a tutto, però se non ci abbiamo la materia prima diventa un esercizio particolarmente difficile. Io sono molto ottimista, credo che avremo ancora il mese di febbraio, probabilmente di marzo, difficile, critico per quello che riguarda l'approvvigionamento dei vaccini, ma penso anche che da aprile in poi saremo inondati di dosi di vaccino. Il problema sarà che avremo 4 o 5 diverse tipologie di vaccino, ognuna delle quali complessa, difficile, e quindi la parte logistica sarà una parte estremamente complessa, ma ce la faremo perché, ripeto, saranno tutti coinvolti. Abbiamo già pronto un primo piano, del quale io non c'entro niente perché è stato fatto da una serie di strutture di questa regione sotto la guida di Letizia Moratti. Adesso in questi giorni lo metteremo a posto, coinvolgeremo l'Agenzia Regionale per l'Emergenza Urgenza, credo che sia diventata azienda, coinvolgeremo ovviamente le ASST, quindi tutte le strutture sanitarie e sociosanitarie di questa regione. Con loro ci integreremo con il Sistema Nazionale di Protezione Civile, quello regionale in questo caso, con le grandi organizzazioni di volontariato, l'ANPAS, le pubbliche assistenze, le misericordie, la Croce Rossa Italiana, il CISO, gli alpini, i carabinieri in congedo, ci sono oltre 400 strutture di protezione civile che possono garantire la presenza di oltre 20.000 volontari di protezione civile in questa regione. Avremo i medici di famiglia che daranno un contributo fondamentale, chiederemo a chi è andato in pensione di darci una mano. Apro e chiudo parentesi, il 6 di gennaio di quest'anno io da pensionato mi sono iscritto a quel sito del commissario per l'emergenza coronavirus che chiedeva la disponibilità di medici e infermieri per vaccinare. Quando mi hanno chiamato chiedendomi di dare una mano in delle Marche, perché devi indicare 3 regioni dove sei disponibile per andare a vaccinare, io fra le altre ho indicato le Marche, ho detto guardate che io faccio il volontario, non voglio soldi. Vaccinare gli italiani per un medico e per un infermiere dovrebbe essere prima di tutto un piacere, una motivazione, uno stimolo, un dovere morale. Poi se ti danno 2 lire, non a me, agli altri va bene, ma non deve essere il soldo lo stimolo per vaccinare tutti gli italiani, dovrebbe essere esattamente il contrario. Scusatemi se mi dilungo, però credo che siano aspetti importanti e finisco nel ripetere quindi che ci sarà uno straordinario gioco di squadra, che è l'unica cosa che so fare, e che per vaccinare prima gli ultraottantenni, come ha detto la vicepresidente, praticamente dalla fine di questo mese, nel corso del mese di marzo, io spero che riusciremo, se avremo i vaccini, a concludere questa prima fase complicata, perché molti di questi saranno i volontari di protezione civile che li andranno a prendere a casa, accompagnarli dal medico di famiglia, oppure nella palestra, nel padiglione della fiera, in tutte quelle realtà che stiamo già identificando anche con i sindaci, le province, i prefetti, dove si farà questa grande, massiccia campagna di vaccinazione.
24 ore al giorno, per 7 giorni alla settimana, su vari turni. Se avrete i vaccini, fate i conti e capirete che il traguardo di vaccinare tutta la regione Lombardia prima della fine di giugno è assolutamente possibile. E noi ce la faremo, ve lo garantisco. Grazie.